Pace a tutti e buona domenica da Radio Messaggio Cristiano. Sta per iniziare il messaggio in diretta del pastore Nino De Luca, il pastore di Radio Messaggio Cristiano. Se desiderate mettervi in contatto con noi, fatelo pure a questo numero 349 64 11 232. Pace e buon ascolto.
Alleluia, gloria al tuo santissimo nome, alleluia, benedetto e santo tu sei, Signore, degno di soprana lode. Alleluia, lode, onore e gloria a te, Padre Santissimo, a Gesù e allo Spirito tuo Santo. Alleluia, eccoci ancora qui, Signore, in questo nuovo giorno, Signore, alla tua presenza. Signore, prima di ogni cosa per lodarti, per onorarti, ringraziarti, glorificarti, Signore, perché sei degno, sei Dio, sei nostro Padre. Alleluia, gloria al tuo nome, sentiamo, Signore, questo dovere, però dovere, Signore, dettato di un amore profondo. Signore, che tu stai facendo nascere ogni giorno sempre di più, Signore, crescere nella nostra vita, Signore, attirandoci a te. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi grazie per questi sentimenti che prima non conoscevamo e non provavamo, ma adesso, Signore, tu ce li hai fatti conoscere, li stai, Signore, facendo, Signore, realizzare, Signore, dentro di noi. E questa è una grande gioia, perché ci sentiamo veri figli tuoi. Ci sentiamo vero Padre, glorito la Massia, gloria al tuo nome. Quindi grazie per i tuoi insegnamenti, grazie per come ci raduni, Signore, giorno dopo giorno, alla tua presenza, con i sentimenti del cuore. Signore, ancora in questo giorno, Signore, ci raduni tutti insieme, Signore, per ammaestrarci, sì, oh, Signore, perché abbiamo bisogno. Senza di te, oh Signore, saremmo perduti, quindi non sapremo fare nulla, e quindi, Signore, perché... Signore, sei tu che rendi gloriosa la nostra vita, la rendi vittoriosa, e quindi, Signore, ci dai quella gioia nei momenti di sconforto, di abbattimento fisico o spirituale che sia. Quindi grazie, Padre Santissimo, a te, a Gesù e allo Spirito tuo Santo. E come hai stabilito... Ancora oggi, Signore, mi accingo a leggere dove mi hai ordinato, e cioè, alleluia, nel capitolo 26 della Genesi, alleluia. Benedetto tu sei, Signore, alleluia. Alleluia, lode, onore e gloria a te, alleluia. Quindi il capitolo 26 del libro della Genesi, dal versetto 1, alleluia. Ora ci fu una carestia nel paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese ed io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce ed osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: «È mia sorella», perché aveva paura di dire «mia moglie», poiché pensava: «Gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bell'aspetto». Quando aveva già trascorso parecchio tempo in quel luogo, ad Abimelech, re dei Filistei, capitò di guardare dalla finestra e vide Isacco che accarezzava Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: «Certamente costei è tua moglie. Come mai hai tu detto è mia sorella?» Isacco rispose: «Perché dicevo, non vorrei morire a motivo di lei». Abimelech disse: «Che cos'è
questo che ci hai fatto. Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie, e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa. Così Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chiunque tocca quest'uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Alleluia, amen. Fin qui la lettura. Sia glorificato il Dio anche per questo. Vedete, abbiamo sempre veramente da imparare dal Signore, che è nostro, ripeto sempre, non è solo nostro Dio, è nostro Dio e nostro Padre. E quindi come Padre dobbiamo essere innamorati di Lui e dobbiamo sentirlo vicino nella nostra vita, perché se noi lo consideriamo soltanto come Dio, ecco, allora lo considereremmo un essere lontano da noi, noi piccoli esseri mortali e Lui Dio eterno ed immortale. Invece vedete, Lui ci ha creati a sua immagine e somiglianza, e ci ha creati appunto a sua immagine e somiglianza perché vuole che noi lo chiamiamo Padre. Alleluia, perché a nessun animale ha creato a sua immagine e somiglianza, quindi noi siamo qualcosa di particolare. Tant'è vero, guardate, che anche i nostri figli somigliano ai genitori: chi ha la madre, chi ha il padre. Vedete perché? Ecco, perché questo? Perché appunto, vedete, intanto i figli sono, se ve ne accorgete, sono il frutto dell'amore. E quindi, quando infatti un figlio viene concepito appunto nell'amore, e si attende per 9 mesi sempre con quell'amore, con quella premura di farlo nascere poi nella maniera più completa, diciamo a suo agio, che non soffra di alcuna, che non gli manchi nulla, è vero? E gloria a Dio, penso che questo noi genitori che abbiamo avuto figli lo comprendiamo, magari quelli che ancora devono avere dei figli fanno più fatica a capirlo, ma per loro si ricorderanno di questo messaggio, di queste parole, va bene? Intanto di ricordarlo e imprimerlo nella mente ancora oggi, perché se oggi non siete sposati e non avete figli, domani, a Dio piacendo, se siete timorati di Dio, in ogni cosa vi rivolgete a Dio, avrete anche dei figli benedetti da Dio, perché come dice l'Apostolo Paolo, dice che i figli che nascono sono santi perché sono stati diciamo concepiti da genitori credenti. O se non tutti e due, uno dei due credenti, allora i figli sono santi. Amen, gloria a Dio. E poi che, ecco, vedete, questo è un esempio che il Signore ci dà, perché noi, i nostri figli somigliano o al padre o alla madre, e questo, vedete, perché Dio, vedete, quando ci ha creati, quando ha creato l'uomo, ha detto: creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè, vedete, è somiglianza, quindi a nostra immagine, quindi testa, braccia, busto, diciamo pancia, gambe, tutto, ecco, questo a nostra immagine, questa è l'immagine, quindi Dio ha un corpo come noi, amen, o meglio, noi come Lui. E poi è somiglianza, perché somiglianza, perché Dio, vedete, quando ha creato l'uomo desiderava che l'uomo somigliasse a questo Dio che magari non vede ma sa di esistere. Alleluia, amen. Tant'è vero, guardate, che quando Gesù, che è figlio di Dio, il primo
genito di ogni creatura, quindi generato a livello spirituale e poi successivamente mediante Maria Vergine a livello fisico, materiale. Noi vedete che quindi ha preso le forme umane, quindi Gesù somigliava, ha sempre somigliato al Padre, quindi all'immagine e somiglianza del Padre. Alleluia, amen, gloria a Dio. E allora, questo, vedete, è importante che, quindi, che noi viviamo in comunione con questo Dio, con questo Padre, che ci ammaestra, che ci consiglia, e di non essere presuntuosi o sapientoni, io li chiamo sapientoni a quelli a livello religioso, si sentono tescacci, oppure quelli che non sono religiosi anche nel mondo. Quelli che si sentono di essere già arrivati, di essere sapienti in ogni cosa, di non avere bisogno di consigli, di non avere bisogno di Dio, perché già loro sono all'altezza di poter gestire la propria vita. Invece non è così, gloria a Dio. Perché infatti guardate come il Signore fa capire ancora ad Isacco quanto è indispensabile, vedete, l'intervento divino, la guida di Dio. E non bisogna mai dire: ma io grazie a Dio so come devo agire perché mio padre agiva in questa maniera, quindi io cerco di imitare mio padre, non ho bisogno di altri che mi suggeriscono o che mi guidino. Attenzione, guardate come facilmente si può sbagliare. Il Signore mi ha fatto leggere, appunto, dice: ci fu una carestia nel paese, oltre alla precedente carestia che c'era stata al tempo di Abramo. Poi Isacco andò, dice, da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò. Vedete? Guardate. Come tante volte, ah, me pace era, quindi io non hai bisogno. Scusatemi se parlo in dialetto, perché siccome noi viviamo in Sicilia, quindi d'este gloriose incontriamo tutti ionna, no? Che parlano in dialetto e si sentono tutti scacci. Sua pace, me pace, me pace, me pace, come se sua pace era Dio, oppure è Dio, oppure che è in vita. Fratelli, i genitori sono sempre esseri umani. E noi li possiamo copiare soltanto in cose giuste e buone. Però, attenzione, come facciamo a stabilire se le cose sono giuste e buone? Vedete come anche se si amano i genitori, non li si può copiare. Amen? Non si può dire, ah, mi piace, faccia così, io ora faccio pure così. Questi ragionamenti li fanno quelli del mondo, i cosiddetti che non sono credenti, o poi sono credenti, tanto buon modo da dire. Dice: perché? Guardate, il Dio apparve, seguite attenzione, il Dio apparve quindi a Isacco e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese ed io sarò con te, guarda, ed io sarò con te, amen, e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua progenie tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Ora, guarda, come c'è tu, torna a ripetere, dice: ah, io mi pace faceva così, quindi pure io faccio. Isacco stava commettendo questo errore perché ai tempi di Isacco, ora al presente, quindi al presente riferendomi sempre a Isacco, c'era la carestia. Quindi lui si ricordò che nel passato, lui abitando con il padre, quindi no, stando con il padre, diciamo, allora c'era stata la carestia. Abramo che cosa fece quando ci fu la carestia? Amen? Subito andò in Egitto. Amen? E lì il Signore ha risolto i problemi di Abramo, perché Abramo era stato sempre fedele a Dio.
Allora Isacco dice: mi pace, quando ci fu la carestia, andavo in Egitto. Quindi le cose ci andavano bene. Quindi ora pure io piglio scinne e mi andavo in Egitto. E no, figlio Beddu, e no, figlio Beddu. Perché tu non sai quali sono i piani di Dio. Tant'è vero, vedete, siccome in Isacco c'era quella semplicità e quell'amore che Abramo gli aveva trasmesso ad Isacco, suo figlio, no? Lui stava agendo così nella semplicità. Dice: mio padre nel periodo della carestia andò in Egitto, quindi sono andati bene, quindi ci vado anch'io. Però quali sono i piani di Dio? Allora subito il Signore, vedete, vedendo la sincerità, l'onestà in Isacco, lo ferma, si presenta, quindi sicuramente gli sarà andato in sogno, e gli ha detto: non scendere in Egitto, vuol dire non scendere in Egitto come ha fatto tuo padre. Una piccola parentesi, sai, ma tu conosci la verità, sai, il Signore. Senti, non mi parlare del Signore. Io, no, voi oggi siete fanatici, voi oggi siete esagerati. Io, mi pace, era cattolico, mi pace, era così, io seguo mi pace. Beh, da te sei cieco che hai. E che ne sai, Signore, che devo fare con te? Come con Abramo. Isacco voleva imitare suo padre, voleva scendere in Egitto, ma il Signore ci sta, aspetta, a onde vai, che stai facendo? Se tu vuoi la mia benedizione, tu a fare quello che ti dico io, non quello che fece tuo padre, anche se quello che fece tuo padre era giusto. Perché per ogni persona il Signore ha il suo piano, ha i suoi disegni. E poi, ora dico una cosa, guardate, certe volte no, mio padre, quindi era mia mamma pure, era sta religione così, io non cancio. Senti, ora paranno frametti a mucciuno di tutto, tanto non ne senti, no? In questo momento, però ne sentono tutte. Va bene, allora facciamo finta che non ne sente nulla. Senti, se tua mamma e tuo padre stavano in tara baracca, perché ora c'è la casa, l'appartamento? Perché non fai come a tua mamma e tuo padre che stavano in tara baracca? Senza gabinetto, possibilmente puoi fare la pipì a cacca e tu non uscire fuori. Avanti. Allora onde ti conviene, vuoi mettere a tua mamma e tua pace, a onde no, e come ti senti voluto, emancipato, e vuoi tutti come ti dà, e allora cerca di stare muto, e prima di fare un movimento e di dire una parola, chiedi a colui che sta più in alto di tutti quanti noi, più in alto di tuo padre, di tua madre, più in alto do sindaco, più in alto do capo dello Stato, capiste? Noi in tutto ciò, prima di muoverci, dobbiamo chiedere al Signore: Signore, cosa vuoi che io faccia? Quali sono i tuoi piani per me? Alleluia. Vedete, gloria al Signore. Quindi il Signore, per poter continuare a benedire Isacco come aveva benedetto Abramo, Isacco è dovuto rimanere là dove era. Alleluia. Non scendere in Egitto, non fare quello che fece tuo padre. Amen. Quindi ognuno, io spero che con queste mie semplici parole, però di immenso significato, di profondo significato spirituale e d'amore, vero, profondo d'amore, non da parte mia, ma da parte di Dio, perché questo non è un discorso rivolto a una sola persona, questo è un discorso che il Signore sta facendo al mondo intero, perché io sono certo che anche questa trasmissione via radio andrà pure su internet e quindi raggiungerà il mondo intero. Quindi chiunque vuole la benedizione di Dio, chiunque vuole la benedizione anche dei propri figli, non deve imitare gli altri. Semmai, se ci sono persone da amare, bisogna amarle, stimarle, però il consiglio bisogna sempre chiederlo e riceverlo da parte di colui che sta al di sopra di tutti e di tutto, cioè Dio. Perché l'Eterno apparve ad Isacco e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò, che io ti dirò.
soggiorna in questo paese ed io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te, dice, alla tua discendenza, tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Ah, vedi che il Signore si ricordava di mio padre? Sì, ma suo padre scendì in Egitto, ma Edu no, non doveva scendere in Egitto. Quindi vedi come per il Signore per continuare a svolgere, realizzare i suoi piani, amen. Non bisogna che i figli devono percorrere lo stesso cammino, le stesse cose, perché Abramo in quel periodo già era giusto che andasse in Egitto. Isacco invece no, ci permette, dice, ma il Signore ci aveva promesso a me padre, sì. Signore, e infatti il Signore sta dicendo, se tu te stai fermo un sì, io ti benedico e manterrò le promesse che feci ad Abramo, tuo padre, con giuramento. Guardate, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Fratelli, ah, quanto credente che ci sono, ma ognuno fa di testa propria. Ah, no, io voglio fare questo perché mi sento da parte del Signore che è così. Mai pregato? Alleluia. Ora tutti cercano, ecco, di stabiliscono quello che devono fare, dove devono andare, come fare. Queste parlo non solo di quelli che non sono credenti, noi li chiamiamo in gergo così, chi di mondo, ma c'è tanta gente di mondo che è più saggia di chi che si credono credenti di oggi, che non lo sono. E questo giorno, questa mattina, il Signore ci sta dando questa lezione di vita reale da avere figlioli di Dio. Noi dobbiamo dipendere da Dio. Non dobbiamo, ecco, come diceva San Giacomo, dice, dice, domani farò questo, domani andrò lì, farò quest'altro, dice San Giacomo, dovete dire, dice, è sbagliato dire, ah, domani faccio questo, oppure non lo faccio, faccio prendere delle decisioni. Allora, se Dio vuole, amen. Figliolette, pare che io in questo momento metto, come si dice, il dito nella piaga. Con molta facilità. Alleluia. Con molta facilità si decide quello che si deve fare, dove si deve andare. Ma ti sei consigliato con Dio? Alleluia. Sai se quello che tu ritieni giusto è giusto anche da parte di Dio? Alleluia. Questa è una legge, ripeto, non soltanto per i credenti di adesso, ma questa è una legge, è un insegnamento che il Signore sta dando ai credenti e ai non credenti che domani possono diventare credenti. Alleluia. Amen. Leggendo più sotto dice, ecco, un'altra cosa sbagliata. Guardate cosa che stava facendo Isacco, che poi lo stesso errore l'ha fatto pure Abramo. Abramo aveva paura di dire che Sara era sua moglie, perché dice, se sanno che Sara è mia moglie e di bell'aspetto, ma ammazzo, noi si pigliano a mia moglie, no? Vedete come ogni servo di Dio ha la sua parte debole, il proprio tallone d'Achille, cosiddetto. Guardate, un figlio, con tutto ciò che già il padre più o meno aveva commesso lo stesso errore, amen, lo stava commettendo pure lui, dicendo a sua moglie, alleluia, di non dire a Rebecca, dice, allora. così, allora,
Gli uomini del luogo potrebbero, disse Isacco a sua moglie, uccidermi a motivo di Rebecca perché ella è di bell'aspetto. Quindi, però, guarda, quando aveva già trascorso parecchio tempo in quel luogo, ad Abimelech, re dei Filistei, capitò di guardare dalla finestra e vide Isacco che accarezzava Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: «Certamente costei è tua moglie. Come mai hai tu detto è mia sorella?» Isacco rispose: «Perché dicevo non vorrei morire a motivo di lei». Vedete, la stessa cosa che aveva fatto Abramo. Allora aveva paura. Abimelech disse: «Che cos'è questo che ci hai fatto? Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa. Alleluia!» Così Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chiunque tocca quest'uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Guardate che saggezza, che sapienza, che senso appunto di giustizia di questo re pagano, eh? Ci avresti tirato addosso una grande colpa. Vedete come tante volte si prendono delle decisioni. Se invece Isacco avesse chiesto consiglio anche in questo al Signore, allora il Signore gli avrebbe detto ad Isacco: invece tu dirai che di tua moglie, perché se io ti ho detto che ti benedirò, sarò con te, ti benedirò, io ti proteggerò, perché tu così facendo, potrai fare peccare sia il re che il suo popolo. E dove c'è trasgressione di legge, io punisco, dice l'Eterno. Quindi guardate, quindi come il Signore, si è usato di una persona non credente in Dio per dare giusto consiglio ad Isacco che era credente in Dio. Che cosa hai fatto? Perché hai fatto questo? Alleluia. Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa. Guardate che gente onesta che c'è stato pure un tuo passato e un tachid tu munno. Abbiamo tutti, vedete, sempre in ogni cosa da imparare da parte di Dio, che si può usare sia di credenti eppure di non credenti, ma per non sbagliare, perché potremmo anche ricevere dei consigli sbagliati da parte dei credenti, allora rivolgiamoci a Dio. C'era il re Davide che quando doveva, prima di andare in battaglia, andava in preghiera e chiedeva al Signore: Signore, posso andare in battaglia? Posso fare questo? Allora il Signore lo guidava. Ecco perché Dio, vedete, ha benedetto grandemente Davide. Questo è un lato, vedete, che magari non è stato mai messo in molta luce, cioè quello che il re Davide, pur essendo un adultero, pur essendo un omicida, però. Ecco, vedete, in quel caso non consultò l'Eterno e sbagliò. Ma tutte le volte che il re Davide consultava l'Eterno, non sbagliava mai. E nelle sue battaglie ha sempre vinto. Amen. Quindi impariamo anche noi oggi, anche se queste sono lezioni del Vecchio Testamento, scusatemi, l'Iddio è del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento, e noi abbiamo sempre bisogno di quell'Iddio che ha creato Adamo, Eva nel giardino dell'Eden, a sua immagine e somiglianza. È lo stesso Dio di oggi, noi tutti, che siamo l'immagine e somiglianza del Padre, di Gesù e dello Spirito Santo, benedetti in eterno. Amen. E Dio ci benedica. Alleluia. Benedetto il tuo santissimo nome. Alleluia, Signore, come faremmo senza di te in verità? Chi potrebbe darci questi consigli?
anche se i nostri genitori hanno fatto la loro parte, però è sempre una piccolissima parte che non ci può accompagnare per tutta la vita. Perché oggi molti di noi non abbiamo più i genitori con i quali consigliarci, ma anche se li avessimo, li onoreremmo per certo, ma i consigli giusti li prenderemmo sempre da te. Tu che non hai sbagliato mai, tu che hai sempre indovinato tutte le cose presenti, passate e future, alleluia, e prendi le cose passate come se fossero presenti, e le cose presenti come se fossero il futuro, le cose future, perché tu vivi nel tempo e nello spazio. Per te la vita è sempre la stessa. L'uomo ha sempre bisogno di te, di essere protetto da te, di essere guidato da te, e così ricevere le tue benedizioni per se stesso e per i propri figli che tu hai donato e continuerai a dare a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Grazie a te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, benedetti in eterno. Amen. Amen. Così, ancora oggi, ancora questa domenica, abbiamo insieme seguito la diretta del nostro pastore, il fratello De Luca. Se desiderate chiamarci, vi ricordo ancora una volta il nostro numero 349 64 11 232. Vi ricordo anche che tra non molto
La diretta, il messaggio della diretta sarà disponibile sul nostro canale YouTube ed anche sulla nostra pagina Facebook. Pace a tutti e a domenica prossima.